al progetto Tuscolum, un sito molto importante regionale dei Castelli Romani. Abbiamo un'antica città romana che è rimasta praticamente cristallizzata perché alla fine del XII secolo Roma distrusse l'insediamento e quindi è rimasto tutto fermo come era allora. Oggi 6 maggio inizia la nuova campagna di scavi a Tuscolo. Quali sono gli obiettivi? Guardi, sono 25 anni che la Scuola Spagnola di Storia e Archeologia, che è un ente di ricerca del CNR spagnolo, scava a Tuscolo. Quest'anno ci concentreremo sulla Basilica Giuridica, quindi all'interno del foro, in collaborazione ovviamente con la comunità montana dei Castelli Romani Prenestini, la sovrintendenza, e abbiamo tanti giovani studenti, sia spagnoli che italiani, che collaboreranno alle ricerche. Francesca Galli, non solo scavi, ma tante altre attività. Sì. Parco Aria, aperto il 13 aprile al pubblico, e ogni fine settimana proponiamo delle attività che realizziamo in collaborazione con le associazioni del territorio che hanno aderito a questo progetto. Abbiamo sia attività prettamente archeologiche ma anche naturalistiche, proprio per dare evidenza a questo aspetto del luogo, con particolare attenzione alle attività per i più piccoli. Per i più piccoli, ci sarà anche una giornata di visita degli scavi, sarà a giugno, quando? Il 1 giugno, nella mattinata, gli archeologi accoglieranno i visitatori per raccontare loro subito le prime scoperte che questa nuova campagna di scavo ci aspettiamo porti. Quanto durerà la campagna di scavi? Durerà 5 settimane, terminiamo il 7 giugno, appunto l'ultimo sabato di scavo, il 1 giugno, accoglieremo tutti coloro che avranno voglia di venire a vedere i risultati in anteprima. Allora, appuntamento il 1 giugno al Parco Archeologico di Tuscolo, grazie alle nostre ospiti per essere stati con noi, in bocca al lupo. Seconda segnalazione.